Ricetti di couscous a vostra grande richiesta. Al cioccolato con Paquito la star è tornato. Paquito, alza la mano destra. No, sinistra. Alza la mano destra. La mano destra, Paquito, alza la mano destra. Alza tutte e due mani. Bravo! No, Paquito, perché tutti quanti ti vogliono, ti acclamano e tu non devi farti vedere più. Ma lo sei stato tutto sto tempo? Te ne vai sempre campanando, eh? Ti ama, Paquito. Mo me ne vado in estate. E infatti stai tutto abbronzato. Guarda là, ma è un melone. Oh, che melone abbronzato. Basta, mia videocamera ti fa il melone tutto lucido lucido. Bello. Vabbè, allora, couscous integrale. Perfetto, già l'hai cotto. Metodo tradizionale di cottura, insomma, è inutile che ve lo facciamo vedere. Vino di dolci, di qualcosa di dolce, miele. Dolcificante, stavi dicendo bene. Noi usiamo questo qua, che già ve ne ho parlato altre volte. Sciroppo d'agave bio, che è molto sano, molto meglio dello zucchero. In alternativa usate tranquillamente il miele. Anche Paquito spesso le ha fatti con il miele e vengono buoni uguale. Ma questo un po' di meno, eh. Sì, questo è molto molto dolce. È un dolcificante veramente ottimo e sano, è buonissimo. Quindi hai aggiunto qua dentro lo sciroppo d'agave dolcificante. Poi la cioccolata. O le gocce di cioccolato o la cioccolata tritata. Noi abbiamo messo cioccolato fondente. Ma quello ci vuole. Che così è sano ed è abbastanza... Sì, è vero, Paquito? Sì. Questo dolce? Sì, un dolce... Come? Bravo, Paquito. È sano, quindi mescolate, beh, pure la cioccolata, tutto dentro. Adesso un po' di mandorle tritate. Mandorle tritate, grossolanamente. Perfetto. Grossolanamente, ok. Ah, tu l'avevi già preparate tritate? Sì, sì. Oh, sì, proprio così. Tutto qua dentro, come avete visto, è un dolce veramente super sano, che comunque la frutta secca, sapete, in siciliano che fa bene. Ah, in Sicilia si fa, ok, quindi tutti i follower siciliani, tanti pollici in super, Paquito che ha fatto questa ricetta ispirata a voi. È un po' modificata alla vaniglia. È un dolce molto sano e leggero ed è anche vegano, è vero, Paquito? Perché sì, non sì. C'è né uova né latte, nulla. E ho comprato anche il gelato vegano. Wow, schio, Paghi! Paghi schio 5, grande! Paghi ne schiato tu, Paghi schio. Per bene. Ecco qua, sì, ovviamente il couscous deve essere abbastanza freddo. Aggiungiamoci pure un tocco di classe. Due gocce di cioccolato di Renzi. Si è rubato le tue gocce di cioccolato, niente. Vabbè, già avevamo messo un bel po' di cioccolato fondente. Sì, però queste cavi fredde. Ah, che rimangono che belle croccantine. Buone. Un altro poco di mandorla tritata, grossolanamente. Ok, e poi la cannella? La cannella un tocco alla fine. Ah, ok. Poi prendiamo una tazza così per fare le formine. Una coppetta, va. Una coppetta, una tazza, quello che la volete. La grandezza che volete. Ok. Ecco qua. Mettiamo bene bene, già si può fare. Un po' che scassavo piatto, vai. E voilà! Wow, bellissimo! Adesso ci vuole di pistacchio. Granella di pistacchio, wow, che specialità. Tutto sopra, wow. E fuori così, fuori. Abbondante. Sì, sì. Specialissimo, dai, che bello. Poi? Una spruzzatina di cannella qua sopra abbiamo messo e poi gelato. Gelato alla vaniglia vegano. Vicino per accompagnare. Oh, ah, sopra. Oh. Sopra così. Gelato, yummy, così si accompagna sopra con il gelato. Ecco qua. Mi raccomando, tanti pollici in su per il dolcetto di Paquito. È vero, Paquito? È buonissimo, ragazze, provatelo, è veloce, è leggero, piace a tutti, è vero, Paki? Yummy. Speriamo. Yummy. Ma sicuramente. Ciao ciao. Ciao.